Buonasera, salve. Intanto devo ringraziare moltissimo tutte le persone che in questi anni hanno lavorato alacremente e con grande entusiasmo a tutte queste pubblicazioni, non solo all'ultima che oggi qui presentiamo. E quindi avete già sentito Valeria Cicala, che conoscete, è la nostra padrona di casa, che ha lavorato sempre con un entusiasmo straordinario, devo dire, ci ha supportato sempre con la sua sapienza e anche la capacità di tenere relazioni. Gina Pietrantoni, che guarda a casa sempre in fondo, sbagliando, perché è una grande protagonista di questi volumi, e tra l'altro responsabile dell'URP, della regione Emilia-Romagna, che fa cose bellissime, meravigliose, con le quali abbiamo sempre collaborato. Non ultimo questo servizio ricerca AVI, che può sembrare una sciocchezza, invece è molto ricercato, molto richiesto, perché la gente è in cerca delle proprie radici, che te ne dicano anche questi giorni alcuni giornalisti che hanno paragonato questa ricerca AVI un po' alla famiglia Flintstone, no? Abbiamo letto anche questi giorni, ma non ci prendiamo alle polemiche. Claudio Bacilieri, che è qui ed è il depositario della gran parte del sapere della storia dell'immigrazione dell'Emilia Romagna, e non devo fare altri commenti perché credo di aver detto, diciamo, proprio tutto, e a lui si devono i testi, le ricerche e tante altre cose. E naturalmente Sergio Pisselli, che abbiamo già applaudito, guarda, veramente è stato un incontro straordinario, non ho le parole giuste per descrivere la sensibilità e la capacità di questa illustrazione, di questa tua arte stupenda. Noi qui sempre ricordiamo che sei di Magnus, perché siamo legati naturalmente a questa grande persona. Tutte persone con le quali ci siamo trovati e ritrovati tante volte per dare corpo, diciamo, insieme a queste pubblicazioni, con la precisa volontà di raccontare nel primo volume che cos'è l'Emilia Romagna, nel secondo volume personaggi importanti e che hanno fatto e sono la gran parte della storia dell'Emilia Romagna, e adesso questo terzo volume, perché da sempre ci siamo dati anche l'obiettivo di raccontare ai nostri cittadini dell'Emilia Romagna che cos'è l'immigrazione, e di farlo in un modo lieve, colpendo le sensibilità attraverso le storie e attraverso queste bellissime illustrazioni. Perché? Perché prima di tutto molti ritengono che l'Emilia Romagna non sia una regione di emigrazione. Naturalmente, se faccio questo discorso che sugli Appennini mi ridono dietro, dove la gran parte delle famiglie ha dato un contributo spesso drammatico, pesantissimo all'immigrazione. Però questo è. Bolognesi, per esempio, i miei concittadini pensano di non avere avuto nessun episodio di immigrazione. Guarda caso, solo nel 48-49 sono partite da più di 1000 persone per Ushuaia, cioè la città più a sud del mondo, guarda un po'. E ancora oggi per l'Argentina girano questi bolognesi che sono figli di questa straordinaria evento. Questo per dire solo un episodio che si potrebbero raccontare. Poi abbiamo voluto, abbiamo fatto nel tempo tante ricerche sugli episodi di emigrazione e sulle tracce che l'emigrazione visibilmente lascia nel mondo. Davanti a me Piccettino Rivalta e sua moglie Canada sono dei viaggiatori dei giorni nostri, che hanno fatto proprio da Ushuaia a Fairbanks in campo, e si apprestano oggi a un altro viaggio incredibile, di cui poi ci diranno nelle prossime pubblicazioni. Ecco, loro sanno, attraversando questi migliaia e migliaia di chilometri, quante tracce di italiani emigrati, italiano-romagnoli emigrati hanno trovato. Il mondo è disseminato. Ma noi appunto vogliamo dire ai nostri cittadini che siamo popolo di emigrazione, che la nostra storia dell'Emilia Romagna è legata strettamente alla storia dell'emigrazione. Voglio solo dirvi questo, poi abbandono il tema e ritorno alla pubblicazione. La nostra regione è stata, tra le due guerre, la più povera
regioni d'Italia insieme alla Lucania. E se oggi siamo una regione, con tutte le contraddizioni eccetera, politiche, economiche, sociali, non ci entro, naturalmente non ho ruolo qui, se siamo oggi però una regione considerata tra le più floride ed eque d'Europa, ed eque, perché non mi piacerebbe solo essere una regione più ricca ed eque, almeno così ci dicono gli indicatori, insomma. Lo siamo perché a un certo punto abbiamo ricevuto le rimesse dai nostri migranti, cioè ci hanno rimandato a casa copiosamente i soldi, quindi la gente che è migrata ha sollevato del proprio peso la famiglia d'appartenenza e arrivando nel posto trovando il lavoro ha rinviato le rimesse qua. E ancora oggi le banche e casse di risparmio delle nostre zone appenniniche sono piene di buoni conti correnti che sono frutto del lavoro degli emigrati, che pagano l'IMU sulla propria casa d'origine come seconda casa. Noi dobbiamo molto, non c'è solo la storia dell'artigiano o dell'operaio licenziato dalle reggiane che diventa artigiano e crea quel sistema di piccole e medie imprese, c'è anche questa componente che è quella dell'emigrazione. Già solo per questo motivo noi dovremmo celebrare questa essere grati, la gratitudine è un bel fatto, la memoria è una cosa importante per andare avanti, sono tutti i temi desueti, impolveranti, polverosi ormai, che però per me invece a me fanno veramente caldo, mi danno la forza enorme del fare. C'è tutto questo corpo di migrazione, ma noi abbiamo detto perché non andiamo ancora un po' più indietro? Non scopriamo che in questa gente che va per il mondo non c'è solo un bisogno di lavoro come c'è stato poi dall'Unità d'Italia in poi, ma c'è anche un desiderio di andare. Io nel mio lavoro mi sono resa conto che di due persone, povere di una certa zona degli Appennini o della Bassa Reggiana o delle zone del Piacentino e via di questo passo, partivano probabilmente uno dei due partiva, l'altro forse rimaneva. Ma quello che partiva aveva qualche cosa in più, non c'era solo la spinta per cercare lavoro, non c'era solo il desiderio di dare sostegno alla propria famiglia, c'era anche un desiderio di andare, di conoscere. Ed è una cosa che io ritrovo moltissimo girando. Adesso giro meno perché non si può, è giusto economizzare, eccetera, eccetera. Per quando mi è capitato di andare e ancora quando vedo i miei delle associazioni, scusate, mi chiamo i miei e non dovrei mai fare un lavoro grandissimo per similità, mi è indotto, quando vedo i rappresentanti dell'Emilia Romagna nel mondo, vedo questa caratteristica. Dei due, magari dei due fratelli della stessa casa, della stessa famiglia, è andato per il mondo quello che aveva anche dentro una spinta gigantesca ad andare, voglia di conoscere. E questo desiderio grandissimo che troviamo in queste persone che sono qui, indotte in alcuni casi, perseguitate, nate, carbonari, vittime anche di persecuzioni, però potevano forse fermarsi prima, potevano prendere vie interne, invece hanno deciso di fare il grande salto, a volte dall'altra parte dell'Atlantico, addirittura alcuni in Australia, nel 1850, questa portare la musica lirica, portare l'opera, insomma adesso poi preso in mezzo questi personaggi, ma sospinti da un grande desiderio, che io ancora vedo, una grande molla. Gli emiliano-romagnoli sono quantitativamente meno in giro per il mondo, però sono dappertutto. Felice Pedroni ha scoperto Fairbanks, i bolognesi sono andati ad Ushuaia, i nostri, come vedete qui, da metà del 1800 sono andati alla fine dell'Ottocento in Australia e abbiamo associazioni anche lì, ovunque, ce n'è uno anche in Antartide che mi viene consegnato, non so come, un plico per nuotare, dell'aere c'è, vorrei conoscerlo, chissà, non là, perché e quindi e questa è la dimensione, di voglia, di protagonismo, anche un po' di follia, come si dice nelle introduzioni, che però secondo me è il coronamento di una presenza anche
della nostra cultura, della nostra tradizione, del nostro modo di essere. E credo francamente che sia le descrizioni, come Claudio ce le ha trasmesse qui in modo straordinario, e le tavole di cui sei sono un coronamento incredibile. Mi auguro che si possa fare una mostra di tutto questo e portarla ai nostri Lugnano Romagnoli, oppure, visto che non si può portare, almeno spedirla, ecco, diciamo così, inviarla, in modo tale che, come altre mostre, per come per altre mostre, possa girare e girare e girare infinitamente. Ma l'ultima cosa che voglio dire con il Tarcio è questa. C'è un riconoscimento di questa nostra presenza all'estero che è molto forte da parte di chi sta all'estero, non solo dei nostri connazionali. Cioè, è una cosa grandissima quella che è. Se voi leggerete, avete letto qui, no? Panizzi che costruisce, progetta la Red Room della British Museum, no? Queste sono cose che là si dicono, ci sono, si ricordano. Il Museo delle Belle Arti di Città del Messico, progettato da Boeri, queste sono cose che nella municipalità, nei musei, nelle accademie, là si dicono, ci sono tante, si ricordano. La città di Montevideo è progettata da due architetti, uno ferrarese e uno modenese, così come il Teatro Solis di Montevideo, di cui la regione ha meritoriamente finanziata una parte della ristrutturazione. Queste sono cose che vengono celebrate anche dalle nostre associazioni. Se si va in Sudafrica, nessuno sa bene che cos'è la regione Emilia-Romagna, ma Reggio Emilia la conoscono tutti, forse perché ha finanziato anche gran parte della lotta contro l'apartheid. La regione Emilia-Romagna non è conosciuta nel mondo quasi da nessuno, però Maranello si sa che cos'è. L'Università degli Studi di Bologna, il fatto che sia la più antica del mondo, a proposito del professor Varni, è cosa che si conosce in giro, e così via. Mi domando se questa rete di persone che sono nel mondo, se questo sapere, questa forza che abbiamo disseminato con le nostre persone, i nostri prodotti, la nostra storia, la cultura del mondo, non deve essere una leva di ripartenza anche per un'economia diversa, diversa da quella del passato, visto i tempi di crisi che stiamo attraversando. Partiamo dalla cultura, almeno, vero? Grazie.